E continua l'opera di bonifica disposta dalla Prefettura di Napoli per ripristinare il rispetto della legalità, con la rimozione di manufatti o altri simboli abusivi sulla pubblica via. Nel rione Conocal, roccaforte di un clan, è cancellato un murales che ritraeva un giovane morto in un agguato di camorra, e nei vicoli dei quartieri spagnoli rimosso un altro altarino dedicato ad una vittima delle faide di camorra.